Un saluto da Massimo Verona, 22 settembre con un anno di ritardo abbondante, torna a farvi compagnia il TCB Show. Per chi non ci conoscesse, questa era una trasmissione, è ancora una trasmissione che per una cinquantina di puntate ha intervistato voci più o meno note del mondo, legate al mondo della radio, ma non solo, tutto all'interno delle produzioni che crea tutto il calcioblog.it, a cui o siete arrivati tramite il nostro sito o che potete comunque continuare a seguire tramite i nostri social. Una parte delle puntate aveva degli ospiti d'eccezione, un'altra puntata aveva due dei nostri collaboratori più fidati. È un anno che manchiamo. Io, prima di cominciare, anche se sto lavorando a preparare qualcosa particolare e spero di riuscirci entro la fine della stagione, vorrei dedicare questa puntata a il secondo per presenza in questa trasmissione dietro agli ospiti di questa sera, cioè Roberto Pelucchi, che nel corso dell'anno in cui non abbiamo fatto la trasmissione è venuto a mancare, e per noi di tutto il calcio blog, soprattutto per quella che era la sua conoscenza, capacità e anche il senso di critica, è una mancanza difficile da colmare. A Roberto ovviamente dedico questa puntata e tutto il nostro lavoro da qui in avanti. Dicevo, è dai due ospiti che maggiormente hanno maggior numero di cap, come dicono quelli del rugby, che ricominciamo questa avventura. Allora, do intanto il benvenuto in trasmissione per primo a Stefano Stradotto. Ciao Stefano. E do il benvenuto in trasmissione anche a Francesco De Giudice. Ciao Francesco. Ciao Massimo, soprattutto bentornati. Grazie anche a entrambi per essere qui con noi. La prima domanda con cui vorrei cominciare riguarda, vorrei cominciare parlando di calcio, poi parleremo anche un po' di radio, e comincerei affrontando uno dei temi più scottanti della stagione calcistica che abbiamo appena cominciato. In particolare vorrei un vostro parere da illustri e esperti, soprattutto di nazionale, comincerei appunto da lì, chiedendo un vostro parere riguardo a quanto successo intorno alla figura di Roberto Mancini e alle dimissioni lampo dell'estate, che hanno un po' rovinato la storia di questa nazionale con l'avvicinamento con Spalletti. Comincerei da te, Stefano. Beh, indubbiamente Massimo, innanzitutto si va ad inquadrare la situazione relativa a Roberto Mancini all'interno di un quadro che ha caratterizzato un po' tutto il mercato internazionale, vale a dire questa invasione araba quasi improvvisa per certi versi, perché in queste dimensioni diciamo che non si era, fino a questa estate che insomma sta finendo, non si era manifestata, ecco, una potenza sul mercato anche europeo da parte insomma del mondo arabo. È stata abbastanza improvvisa e anche addetta insomma di diversi addetti ai lavori, ha un po' scompaginato, un po' sparigliato il calciomercato anche insomma nel nostro continente. Quindi ecco, all'interno di questo quadro chiaramente la situazione di Roberto Mancini, da un lato a livello sì, ecco, economico e di mercato calcistico, si inquadra in questa direzione. Diciamo che sotto l'aspetto economico, della trattativa, del calciomercato, di quello che vogliamo, è tutto abbastanza comprensibile. A mio parere la più grossa falla di tutta questa situazione si riscontra sotto l'aspetto comunicativo, in definitiva, perché, e anche di tempistica, insomma, ecco, sotto questa doppia chiave di lettura, perché è chiaro che tutto ciò, quantomeno insomma, inizia ad accadere con le dimissioni via PEC, ecco lì già una prima così bizzarria, se vogliamo, perché dimettersi insomma dal ruolo di commissario tecnico della nazionale, un campione d'Europa che si dimette via PEC, campione d'Europa tra l'altro, eccetera, quindi già quella è una dinamica abbastanza discutibile. Il 14 di agosto, quindi insomma una situazione anche a livello di tempistiche abbastanza bizzarra, con delle partite fondamentali che poi sono state disputate insomma pochi giorni fa, ma che erano insomma lì, da lì a un mese alle porte, fondamentali ovviamente per la qualificazione ai prossimi europei da campioni d'Europa in carica. Insomma, tutto questo lascia abbastanza basiti, tanto più che poi il diretto interessato nelle ore immediatamente successive
va, diciamo, in qualche modo, se non proprio palesemente a smentire, ma insomma, fa capire tra le righe di andare a smentire le voci che subito si sono fatte insistenti sulla rabbia e su tutto il resto. Va a parlare di motivi personali, eccetera. Dopo un paio di settimane, quello che si manifesta invece è esattamente quello che, insomma, i ben informati avevano fatto trapelare già il giorno dopo, insomma, le dimissioni. Per cui è stata una situazione gestita malissimo e che va a sporcare, ecco, come in qualche modo accennavi tu, Massimo, poco fa, va a sporcare anche un percorso che è stato fatto di alti e bassi, per carità, che però, insomma, messo sul piatto della bilancia, in definitiva rimane a livello calcistico più nella storia positiva del nostro calcio, della nostra nazionale, che in quella negativa, perché è arrivato un titolo europeo che mancava dal 68, è arrivato un titolo che in generale mancava dal Mondiale del 2006, è arrivata a precedere quello europeo vinto una striscia record di risultati di ordini consecutivi, una nazionale che anche divertito, anche entusiasmato. Poi c'è stata la seconda pagina, indubbiamente negativa, con la seconda qualificazione mondiale mancata, con un lento calo probabilmente anche di motivazioni per Mancini stesso, e in definitiva si percepiva, insomma, anche nel modo in cui la squadra andava in campo, c'è stato un po' di scollamento, insomma, dopo aver vinto un europeo contro ogni pronostico. Però è chiaro che questa uscita di scena, con tutta questa serie di situazioni gestite veramente male, va un po' a macchiare, va un po' a sporcare l'immagine e la storia in definitiva di Roberto Mancini con la nazionale italiana. A mio parere è chiaro che senza far moralismi o cose, parlando schiettamente, nessuno, penso, nonostante, insomma, i soldi accumulati siano tanti, no, durante la carriera, però nessuno sarebbe arrivato a rifiutare quello che è stato offerto a Roberto Mancini. Sono i modi che, insomma, lasciano perplessi, e la base, insomma, di partenza sia appunto nelle dinamiche delle dimissioni sia a livello comunicativo, che va un po' a macchiare il tutto. Poi, ripeto, nessuno vuole giudicare la scelta economica, la scelta personale, forse, ripeto, di motivazioni, perché è chiaro che la principale è quella economica al 90%, a mio parere c'è anche un 10% di motivazioni che Mancini stesso palesemente ha perso via via dopo l'Europa vinto, dopo la mancata qualificazione al Mondiale. A mio parere ha giocato anche molto la scomparsa di Gianluca Vialli, nello scollamento, forse anche a livello proprio umano, a livello di motivazioni, a livello personale, tra Mancini e il progetto nazionale. Però, insomma, rimane una situazione gestita molto male, non solo dal diretto interessato, ma anche dalla federazione, dal presidente Gravina e da tutte le componenti che comunque gravitano attorno. Sì, non posso che condividere questa tua analisi, e l'unica domanda che però, girando un attimo la frittata al buon del giudice, è questa. Sono io l'unico ad avere una palese impressione che anche Spalletti si sia portato a casa un rischio un pochino eccessivo? Tradotto, chi in queste difficoltà che ha la nazionale italiana nel creare e trovare risultato, non dico soddisfare la critica, in questo momento forse il problema più grosso è trovare risultato. Secondo, vabbè, esclusa la storia negata alla buona uscita del Napoli, l'impressione è che sia anche rischioso per un allenatore con la maiuscola mettersi in gioco per la nazionale. Posso parlarti quindi di un'assenza di giocatori validi per una nazionale che stenta a qualificarsi, ma anche un fuggi-fuggi generale dei nomi grossi? Ancelotti non avrebbe mai giocato la carta della nazionale, anche se c'è la fama della nazionale, però effettivamente è un posto che scotta. Cosa ne pensi? Non sei l'unico a pensare tutto ciò, Massimo. Effettivamente, oggi come oggi, quella che era una panchina ambitissima è una panchina che presenta una serie di incognite che non si sono dissipate, legate alla carenza tecnica che sta attraversando il movimento nazionale già da diversi anni.
anche alla carenza, alle carenze, alle difficoltà organizzative che invece sono più come dire, radicate e coinvolgono diversi componenti. Certo, Spalletti può vantare, può farsi forza, può farsi forte di un credito notevolissimo accumulato in questi ultimi mesi, dove è diventato peraltro, oltre ad aver confermato la bontà del suo lavoro ed averla anzi aumentata in maniera esponenziale con un successo che è già passato alla storia e che ha assunto proporzioni mediatiche davvero internazionali, ma è diventato stesso Spalletti anche un personaggio, se vogliamo, anche mainstream, al di fuori della cerchia degli non così ristretta degli intenditori di calcio, comunque di chi segue il calcio. Credo però che alla fine, per quanto sia una scommessa rischiosa, credo che Spalletti abbia ponderato bene il suo passaggio in azzurro, anche perché aggiungo, mentre il Mancini ha pagato lo scotto dell'eliminazione, anche a livello di opinione pubblica, naturalmente, dell'eliminazione di un'eliminazione mondiale che per l'Italia rimane sempre qualcosa di inaccettabile, pur essendo la seconda ai noi consecutiva. Per quanto riguarda l'avventura Spalletti, il format delle qualificazioni europee è tale da garantire sostanzialmente, a meno di davvero delle debacle di proporzioni catastrofiche, di garantire, dicevo, alle nazionali maggiori, le nazionali più quotate, come ancora è l'Italia, la qualificazione. E infatti, dopo l'inizio piuttosto stentato, che aveva peraltro anche fatto sorgere qualche dubbio sulle effettive chance di ingresso dell'Italia nelle prime due del girone, poi la vittoria convincente, va detto, con l'Ucraina, avversario diretto sostanzialmente per la qualificazione, visto che ormai l'Inghilterra ha già preso la strada del campionato europeo, questa vittoria ha rimesso le cose a posto. E certo, le prossime partite della nazionale sono partite che hanno qualche elemento di difficoltà. Mi riferisco soprattutto alla trasferta, non tanto quella con l'Inghilterra, perché sostanzialmente l'Inghilterra, ripeto, è già qualificata, quindi potrebbe anche essere messo in preventivo una non vittoria, diciamo così, ma la trasferta con l'Ucraina e in misura minore forse la gara interna con la Macedonia, che pure ripresenterà, essendo una gara interna, gli spettri che ai noi risalgono allo scorso marzo, che non si sono mai più purtroppo smaterializzati. Queste partite hanno un certo quoziente di difficoltà, ma sono comunque gare alla portata della nazionale azzurra, che sembra aver peraltro anche con la vittoria con l'Ucraina recuperato qualcosa in termini di entusiasmo. Va detto che il pubblico presente allo stadio e anche gli ascolti televisivi, legati indubbiamente anche alla novità Spalletti, sono ancora, come dire, rassicuranti, perché non c'è stato, spero, tutti speriamo che non si manifesti, lo scollamento netto tra, appunto, l'audience, che sia quella televisiva o quella presente allo stadio, e la nazionale. Credo che comunque Spalletti, al di là di quanto si diceva sull'anno sabbatico, eccetera, queste sono un po' frasi fatte che negli ultimi anni stanno anche coinvolgendo allenatori di grido, e non so fino a che punto siano veritiere. Spalletti voleva rimettersi in gioco, sapendo che ripetersi a Napoli sarebbe stata impresa veramente al limite del, non so cosa, non saprei quale aggettivo scomodare, non voglio dire sovrumano, perché Napoli rimane comunque una delle papabili per lo scudetto, ma ripetersi è un qualcosa di assolutamente inaudito, non è mai successo nella storia del club azzurro. Quindi, visto anche il mercato della squadra campione d'Italia, che si è privata di un elemento fondamentale per il successo tricolore, Spalletti avrà fatto le sue considerazioni e magari, come dire, per quanto la panchina della nazionale scotti, l'essersi allontanato da De Laurentiis in qualche modo può averlo anche tranquillizzato per certi punti di vista. Si scherza, ma fino a un certo punto, considerando il modo di fare e il carattere, il temperamento del presidente del Napoli. Io comunque credo che il gioco valga la candela, il gioco ovviamente
della panchina azzurra. Sì, probabilmente sì. Verifica, un po' di verifiche e un po' di dubbi mi rimangono, ma sarà poi eventualmente il futuro a farci capire se la scelta di Spalletti sarà vincente o no. Mi piace ogni tanto con voi parlare di politica del pallone e comincio da Stefano chiedendo un parere su quella che è stata l'estate del pallone, su due aspetti. Il primo, che è una cosa che attenzioniamo sempre e che sarà anche oggetto di una delle prossime puntate del show, cioè siamo a meno di un anno dall'inizio del prossimo campionato, attualmente non sono ancora assegnati i diritti televisivi per quanto riguarda la Serie A, quindi Lega di Serie A un po' a carte 48, non avendo i ritorni economici che si aspetta, e in più in generale anche un pallone che fatica a rotolare in maniera corretta. Penso ai disastri della Serie B di quest'estate. Non voglio passare per qualche delusione nazionale, però ecco, non siamo mai stati così entusiasti della dirigenza del nostro calcio, ma sono l'unico in questo momento a notare però un periodo difficile. Stefano? No, assolutamente Massimo, direi che si va a proseguire sempre sulla stessa falsariga, perché penso si perda un po' nella memoria, almeno io forse non ho neanche memoria di un periodo nel quale poter dire, insomma, siamo soddisfatti, ecco, non ricordo l'ultima volta che abbiamo potuto dire siamo soddisfatti della classe dirigente del calcio. Forse italiano, la vittoria forse dell'europeo. Sì, ma lì è stato più un miracolo, ecco, da un punto di vista tecnico, va scritto, ne abbiamo parlato male, tra virgolette, fino a poco fa, però in quel caso, ecco, va scritto in gran parte al merito di Roberto Mancini, a mio parere non tanto, insomma, così, ha una progettualità ben impostata, è una dirigenza che abbia lavorato, insomma, nel migliore dei modi, ma per il resto è chiaro che ogni anno che passa probabilmente si peggiora sotto questo punto di vista. In particolare l'estate lo scenario è sempre quantomeno pittoresco. Partirei dalla situazione della Serie B, ma d'altronde è una situazione che o per un motivo o per un altro si va sempre a riproporre, non dico quasi ogni anno, ma insomma siamo lì. E in particolare pongo sotto l'attenzione in questa estate, al di là del discorso regina, che tutto sommato non dico sia normale, ma è chiaro che, ecco, lì parliamo di problemi fiscali, problemi dirigenziali, eccetera. E quella è una situazione che ciclicamente tocca a volte a una squadra, a volte a un'altra. Però la situazione dell'Ecco è stata francamente la peggiore, perché è chiaro che si va a compromettere comunque il regolare svolgimento di un campionato che tutto sommato possiamo dire, non dico falsato fin dall'inizio, però in qualche modo sì, perché è chiaro che è un campionato di Serie B che è iniziato con due squadre in meno, che ancora adesso viaggia con una serie abbastanza lunga di asterischi, di partite che dovranno essere recuperate, ma anche le squadre, parliamo in questo caso dell'Ecco e del Brescia, no? Che sono subentrate a campionato già iniziato, chiaramente iniziano da una posizione di svantaggio, non tanto per i punti mancanti, anche, ma anche sotto un aspetto proprio di ambientamento di nuovi giocatori, di forma fisica e quant'altro. Quindi è un campionato che è falsato, e sotto il profilo appunto della situazione Lecco in maniera abbastanza incredibile, perché è chiaro che una società che va a vincere un playoff di Serie C, tra parentesi, no, infinito per quanto riguarda la durata, la tempistica, la calendarizzazione, e proprio per questo motivo arriva a ridosso, se vogliamo, a poche ore delle scadenze relative all'adeguamento dell'impianto, dello stadio, eccetera. E poi da una parte c'è l'ipotesi di una deroga proprio per queste scadenze, insomma, che sono andate per le lunghe a causa dei playoff di Serie C, dall'altra no, che c'è chi dice che invece le scadenze erano stringenti, quindi non avendo presentato le garanzie necessarie entro quella data non si poteva fare nulla. Ecco, si scontrano due componenti su un cavillo sostanzialmente
quasi ridicolo, no? Visto da fuori, visto dai non addetti ai lavori. Tutto ciò manda appunto a carte 48 quasi un intero campionato in situazioni di stallo almeno altre 3-4 squadre che presentano ricorso. Sotto questo aspetto ci sarebbe anche a discutere sull'opportunità da parte di chi lo ha presentato, no? Perché è chiaro che, ripeto, sulla situazione Lecco era abbastanza palese che dovesse andare poi come è andata, cioè con l'ammissione della squadra lombarda al campionato di Serie B, dal quale mancava peraltro da una cinquantina di anni, perché la dinamica della scadenza era palesemente, insomma, a favore della società lombarda. Quindi questo, insomma, è stato gestito, forse non è stato affatto gestito, nel senso che poi si è lasciata la palla in mano ai tribunali, ai vari ricorsi che si sono prolungati fino a pochi giorni fa. Quindi una situazione grottesca che falsa un torneo ancora prima di farlo iniziare. Venendo al discorso diritti televisivi, che anche lì, insomma, tengono in ostaggio quasi completamente il sostentamento economico delle squadre di Serie A, è chiaro che si percepisce abbastanza netto anche lì uno scollamento dalla realtà, cosa anche qui non nuova da queste parti. Da questi lidi, perché è chiaro che si pretende ancora di veder pagato un certo prodotto che i soldi, insomma, pretesi dai presidenti della Lega di Serie A non li vale, perché si punta ancora a superare il miliardo di euro di introiti dei diritti televisivi, quando obiettivamente il prodotto del campionato italiano non gli vale, ed è stato svalutato poi dalla gestione ovviamente non oculata dei presidenti stessi nelle ultime stagioni. Quindi si punta adesso a tirare per le lunghe di nuovo questo bando, perché le cifre richieste o sperate non sono state raggiunte, non verranno raggiunte. Vedremo quello che succederà. Chiaramente c'è sempre questo spettro del canale della Lega che potrebbe andare a tamponare un'eventuale situazione nella quale, insomma, non fossero raggiunti gli introiti sperati, ma non so poi quanto possa andare a risolvere la situazione. Vedremo quello che succederà. Mancano anche, insomma, di inventiva nel formulare questi bandi, insomma, i presidenti della Lega di Serie A, perché si punta sempre allo stesso tipo di prodotto, sempre più spezzettato, e vabbè, dal lato nostro diciamo che questo è no, un colpo al cuore, ma ormai assorbito da diversi anni, ormai siamo abituati. Però poca innovazione, poca inventiva, ci vorrebbe una sterzata, ma non dico totale, ma quasi, per cambiare il modo in cui, insomma, si vende questo tipo di prodotto. L'unica timida innovazione è stata introdotta presupponendo, insomma, che ci possa essere una partita in chiaro, no? Per ogni turno di campionato, ma insomma sposta credo poco. Quindi gli scenari sono questi, la navigazione è come sempre a vista e all'orizzonte non si vedono migliorie, si vede probabilmente soltanto qualcosa che possa andare a peggiorare. Non è pessimismo, penso sia realismo. Concordo. A Francesco Del Giudice chiedo quanto possa essere storicamente un qualcosa di epocale l'eventuale, o a tutti gli effetti, l'arrivo in chiaro di una partita del campionato di Serie A, e cosa ne pensa degli argomenti che avevamo appena affrontato. Beh, non so se epocale sia la parola giusta, però sta di fatto che riallacciando il nastro, o meglio riavvolgendo il nastro della memoria, nessuno di coloro i quali stanno parlando in questo momento ricorda l'epoca in cui veniva trasmessa il famoso secondo tempo in chiaro della partita, di una partita nel campionato. Non so, a questo punto chiedo anche il vostro conforto se ricordate esattamente l'anno in cui questa tradizione è andata interrompendosi. Quella che era una tradizione è andata interrompendosi, siamo comunque negli anni 80 e forse nella prima metà degli anni 80. Comunque sta di fatto che più di una generazione a questo punto di appassionati di calcio non ha avuto la possibilità, non ha avuto la possibilità di vedere in chiaro una partita del massimo campionato, quindi sarebbe qualcosa di forse un epocale ma molto significativo. Non andrebbe a spostare più di tanto, sono d'accordo con Stefano per quanto riguarda la questione globale complessiva della trasmissione del campionato di Serie A
sulle piattaforme televisive, sarebbe comunque un qualcosa di che io ritengo interessante, anche curioso, per quanto poi bisognerebbe poi capire quali sono i criteri con cui eventualmente potrebbe essere scelta una partita piuttosto che un'altra. Magari si cercherà di adottare un criterio che privilegia la rotazione delle singole squadre, quindi a discapito magari di quello che potrebbe essere il big match della giornata, oppure invece potrebbe essere questa la soluzione, che è anche quella più intuitiva, ovvero privilegiare la partita di cartello del giorno. Staremo a vedere. Sugli argomenti detti, sull'aspetto dei diritti televisivi, io non so cos'altro potrebbero inventarsi per quanto riguarda un'ulteriore rimodulazione degli slot e delle fasce orarie, perché tra parentesi, la domenica pomeriggio ormai è stata riservata da quest'anno, perlomeno fino ad ora, è stata riservata a due partite, non più tre. Le tre partite che rappresentavano davvero il minimo sindacale sono scese progressivamente a due, quando non ad una. Lo scorso anno più volte siamo arrivati a questo. Meno male che c'è la Serie B a rimpolpare la scaletta radiofonica, che ecco, da quest'anno forse potrebbe essere un po' più ricca. Anticipiamo, apriamo e chiudiamo la parentesi radio, che poi riaprirai tu, vista la diversa formulazione del calendario del campionato cadetto rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda l'aspetto invece organizzativo, la vicenda Lecco, che dire, la vicenda Serie B in generale. Diciamo anche che non sono stati, perlomeno ad oggi, non sono stati fissati dati, le date dei recuperi, che non sono neanche così pochi peraltro. Però ecco, da questo punto di vista possiamo anche, volendo fare un po' di così ironia oppure un paradosso, decidete voi, il Lecco, che aveva la questione stadio aperta, è stato costretto a giocare solo una partita in casa, fuori dalle mura dello stadio, dal campo di gioco, dal suo campo di gioco a Padova. Quindi se invece si fosse la squadra lombarda avesse cominciato il campionato regolarmente, avrebbe dovuto giocare più partite fuori casa. Quindi questo, in questa situazione così precaria, almeno un vantaggio tra virgolette lo si è trovato. Certo, la questione dei ricorsi di cui parlava Stefano, sull'opportunità o meno dei ricorsi, è una questione giusta, ma va anche detto che realisticamente parlando il divario tra la Serie B e la Serie C è un divario ampio. Infatti molto spesso squadre che retrocedono dalla B nel giro di pochi anni falliscono, spariscono, ripartono addirittura dalla D. La questione della Regina, per concludere, è purtroppo una questione che negli ultimi anni si è vista troppe volte. Un conto sono i fallimenti numerosissimi, ahimè, il campionato di Serie C, che hanno costretto ad una riformulazione dell'intero torneo. Un conto sono i costanti affanni a cui sono sottoposte le squadre del campionato di B, che ricordiamo qualche anno fa era campionato a 22, si è arrivati finalmente alla tanto auspicata riduzione a 20, ma l'andazzo purtroppo è questo, ed è davvero un peccato, apro e chiudo ancora una parentesi, perdere una squadra comunque che dal punto di vista di noi ascoltatori radiofonici, di tutto il calcio, ha comunque un significato particolare, come la Regina, che ci rimanda e ci riporta alla memoria l'epopea raccontata così, in maniera così a noi nota, di Tonino Raffa. Assolutamente sì, anche se forse esserne un po' contento è Antonio Lopez, perché altrimenti sarebbe stata una stagione bella complicata per lui di super lavoro per tutte queste partite. Ho anche una risposta alla tua richiesta precedente, perché abbiamo indagato con i nostri potenti mezzi e con mia profonda sorpresa scopro che l'abitudine della replica della partita su Rai 2 o su Rai 1 in seconda serata era un'abitudine che manca da poco più di una 25 anni, perché coincise con l'ingresso delle pay TV. Fino alla stagione 90, dagli anni 60, dal 1960 fino alla stagione 96-97, la Serie A mandava in onda la partita su Rai 1, poi su Rai 2 dalle 18:50 alle 19:40, poi l'anno successivo la trasmissione finì a Rai 3, finché i diritti vennero poi ceduti a Telemonte Carlo, e poi questa abitudine si perse. Tra i nomi, giusto
giusto per rimpolparci un po' il cuore, che hanno fatto la storia della famosa sintesi del secondo tempo sulla Rai, c'erano Nicolò Carosio, Nando Martellini, Giorgio Martino e Bruno Pizzul, fino ad arrivare nell'ultima stagione a un giovane Marco Civoli. Questo giusto per fare un po' il quadro della situazione. Prima di parlare un po' di radio, un veloce commento su questo inizio di campionato. Faccio due nomi, faccio due considerazioni, scusate. Innanzitutto, noi veniamo da una stagione in cui noi ci siamo mancati e l'Italia è sembrata la nazione più forte della storia dell'Europa, con tre italiane e in finale tutte e tre perse, ricordiamocelo. Che stagione dobbiamo aspettarci in questo, e soprattutto, ovviamente, una domanda per cui vi giocate tutto il vostro l'autostipendio in questa trasmissione: una favorita per lo scudetto? Comincio da te, Stefano. Beh, insomma, tra l'altro, se la nostra assenza ha portato alle tre finali europee, non questa trasmissione chiude qui. Ragioniamo solo sui nostri poteri, utilizzandoli al contrario, se li abbiamo. Vabbè. A parte questo, insomma, direi che, innanzitutto, ecco, partendo dall'ambito europeo, al di là degli scherzi, è difficile, a mio parere, attendersi una replica di quanto visto l'anno scorso, ma non tanto in sé per sé per le tre finali eccetera, ma in generale a livello di andamento. C'è stata anche, a mio parere, abbastanza estemporaneità, senza nulla togliere al merito ovviamente delle squadre che si sono ben distinte nelle coppe dell'anno scorso, però è chiaro che è stato un po' fuorviante come scenario vedere, insomma, arrivare in finale tre squadre, comunque in semifinale di Champions c'era anche il Milan, nei quarti è arrivato fino a lì anche il Napoli, eccetera. È stato uno scenario, un dato un po' gonfiato, passatemi il termine, non va a rispecchiare purtroppo, ai noi, il reale valore attuale del calcio italiano nello scenario europeo. Però, insomma, merito ampio alle squadre che comunque hanno raggiunto questi traguardi, non questi trofei, ma comunque questi traguardi, perché è chiaro, a maggior ragione, insomma, non avendo magari un tasso tecnico, un livello di calcio in generale attualmente come magari in altre epoche, raggiungere determinati traguardi va anche, insomma, ad aumentare il merito degli allenatori e di chi comunque ha contribuito a questi risultati. Detto questo, credo che quest'anno sia difficile attendersi altrettanto. Nelle coppe europee staremo a vedere. È chiaro che per quanto riguarda la Conference, Euro League, una sorpresa anche in ottica italiana può sempre venire fuori, che sono tornei abbastanza equilibrati, che sfuggono magari più di una stessa Champions League ai pronostici. In Champions staremo a vedere, insomma, il percorso degli italiani. Per carità, l'Inter, che comunque è finalista uscente, ha trovato probabilmente una sua dimensione europea, comunque abbastanza consolidata, anche lì, insomma, da riconfermare, da strappare con le unghie e i denti, perché il tasso tecnico, pur buono, non è a livello delle grandi potenze europee, però anche a livello di stile di gioco, a livello di approccio, probabilmente è la squadra che in Champions potrebbe ancora far bene. Venendo, insomma, al nostro campionato, al bozzo di pronostico che richiedevi, direi che, insomma, analizzando innanzitutto la situazione del Napoli, campione in carica, mi sento di sottolineare come Garcia già nelle prime giornate di campionato abbia dimostrato, suo malgrado, una certa differenza, insomma, a livello di gestione, a livello di approccio, a livello anche di consistenza rispetto a Spalletti. Normale anche perché, insomma, siamo alle prime battute, ci vuole ambientamento, ci vuole comunque un consolidamento di un progetto tecnico che ancora è agli albori, ma la mia sensazione relativamente al Napoli è quella che, perso Spalletti, si vada a perdere molto, probabilmente più del 50% del valore di quanto fatto lo scorso anno, perché ricordiamoci che alla vigilia del campionato scorso la rosa del Napoli
ha ragione, non era vista tra le favorite per il campionato, perché questo dicevano i dati. C'è stata poi, per carità, l'esplosione di Kvaratskhelia, che è stata del tutto inaspettata, il consolidamento ad altissima di Osimhen, tutto quello che vogliamo, ma è chiaro che in gran parte è stato soprattutto il campionato, lo scudetto dell'anno scorso, il capolavoro della carriera di Luciano Spalletti. Quindi perso lui, temo per gli amici di Napoli che difficilmente possa essere replicato quello che è successo a Napoli lo scorso anno. Detto di un Milan che ha cambiato molto, che ha vissuto anche questo inizio di stagione su alcune contraddizioni, alcuni alti e bassi, è chiaro che poi c'è stato il tonfo del derby che può anche incidere a livello psicologico. Direi che la Juventus è da tenere d'occhio, perché è chiaro che la squadra è buona, anche se presenta a mio parere delle carenze di rosa che comunque ci sono, che non sono state del tutto risolte rispetto all'anno scorso, anzi in definitiva la Juventus è quella che tra le big del campionato ha fatto meno mercato, sostanzialmente mercato quasi del tutto immobile, però è chiaro che il fatto di giocare solo il campionato, di non giocare suo malgrado le coppe, può essere importante, può essere importante, può andare tra virgolette a colmare anche quelle lacune di rosa che magari dovendo giocare su due o tre fronti si sarebbero palesate in maniera più importante, come è successo nello scorso anno, e che invece così potrebbero essere attenuate. Quindi soprattutto se il rendimento e la tenuta anche fisica di Vlahovic e Chiesa dovesse mantenersi quella di questo primo scorcio di campionato, la Juventus può tornare ad essere, dopo un'annata insomma di assenza, una candidata forte per lo scudetto. Chiaro che alla luce di questo scenario è indubbiamente l'Inter quella che si presenta ora come ora, quasi alla fine di settembre, comunque con i favori del pronostico, perché c'è questo derby roboante, c'è comunque in generale un inizio di campionato importante a livello di intensità, a livello di continuità, di solidità, anche a livello direi di gioco, e comunque gli acquisti che sono stati fatti, pur sempre nelle difficoltà economiche, nell'autofinanziamento, nel pareggio di bilancio, tutto quello che vogliamo, sono stati innesti che al netto anche lì di una discreta rivoluzione, non nella quantità paragonabile a quella del Milan, ma quasi, però che sembrano essersi integrati in maniera importante. Tutto ancora da verificare, chiaramente, soprattutto ecco, lato attacco, nel senso che la coperta forse in attacco è un po' corta, però se questo Thuram è quello visto nelle prime giornate, vale Lukaku, vale Dzeko, probabilmente, anzi, rispetto alle ultime versioni di entrambi, potrebbe essere anche insomma più valido. Perciò insomma il centrocampo comunque è, a mio parere, il migliore del campionato, la solidità c'è, quindi l'Inter chiaramente ad ora si presenta come favorita, detto delle considerazioni fatte su Napoli, Juventus e Milan. Rimangono insomma le romane, che però potevano anche insomma avere delle ambizioni sulla carta a metà agosto, hanno però iniziato molto male entrambe, e non dico che i punti di ritardo siano già incolmabili, però insomma ci sono, e quindi è chiaro che si parte con un handicap che poi non è detto possa essere colmato. La Lazio deve comunque uscire da determinate contraddizioni, secondo me, nella gestione di Sarri, che a volte insomma sfugge forse anche ai suoi stessi calciatori a livello insomma di comprensibilità, e la Roma che comunque vive sugli strappi anche emotivi, soprattutto emotivi oramai, di Mourinho, ha una rosa che tutto sommato è anche importante, che però è molto, direi troppo, basata sull'affidarsi alla salute dei propri calciatori, leggi Dybala, leggi lo stesso Lukaku, leggi Renato Sanchez, eccetera, ed è questa insomma un'affidabilità che al momento questi calciatori non danno, quindi può variare direi abbastanza dal giorno alla notte la stagione della Roma, a seconda anche di questo tipo di tenuta. Quindi insomma, a livello di griglia, direi che al momento la situazione che si presenta può essere inquadrata più o meno così, almeno a mio parere.
Vediamo, andiamo a sentire il nostro lotitiano di fiducia come la pensa. Questo è un vecchio classico. Le belle abitudini di una volta. Sì, le belle attitudini di una Sì. volta. Tra l'altro, adesso il presidente Lotito è tornato presidente di un'unica società, quindi non c'è più Sì. neanche tutto quel conflitto di interessi di tanto tempo fa. Esattamente. Francesco, anche a te un parere su questo inizio di campionato e qual è la tua favorita? Molto rapidamente, quanto diceva Stefano è assolutamente condivisibile. C'è da dire che l'Inter è anche forte di una ritrovata autostima che è cresciuta negli ultimi mesi della scorsa stagione, diciamo da aprile in poi, dalla primavera in poi, con il raggiungimento di una assolutamente inaspettata finale europea, che quindi pone inevitabilmente il club nerazzurro anche in una posizione interessante per quanto riguarda il rendimento nelle coppe. Certo, considerarla tra le favorite è piuttosto, come dire, un esercizio di ottimismo esagerato, forse, però è una squadra costante negli ultimi anni e si è dimostrata forse la più costante nelle coppe europee, vincendo anche, riuscendo ad avere la meglio di avversari considerati decisamente più quotati. In campionato, poi oltretutto, mi sembra che anche dal punto di vista della situazione interna, che in casa Inter è sempre piuttosto da monitorare, in quanto molto spesso in ebollizione, le cose siano molto migliorate rispetto alle tensioni che si erano manifestate negli anni scorsi. Per quanto riguarda le altre, quindi l'Inter, sì, anche i risultati di questo primo scorcio di campionato la pongono come forse favorito numero uno. Va detto che anche in passato l'Inter non è nuova, insomma, a partenze molto forti, quindi va verificata la tenuta sul medio, perlomeno termine, e poi sul lungo, ovviamente. Le altre pretendenti, sì, c'è questo Milan che è uscito a pezzi dal derby dal punto di vista del risultato, però è una squadra che con i suoi limiti, forse legati anche alle scorse campagne di calciomercato e forse a degli errori tattici, gestionali che tendono a ripetersi negli ultimi tempi, comunque dirà la sua va sicuramente inserita nell'otto dei club che giocheranno le posizioni di vertice. La Juventus ha cambiato poco. È reduce da un finale di stagione decisamente particolare. Ecco, una delle armi su cui può contare la squadra bianconera è il fatto che rispetto a quanto si è visto nello scorso campionato, anche lì con una situazione interna in ebollizione, soprattutto con la questione della penalizzazione Ballerina che ha alterato più volte nel corso del torneo la classifica, il voto della classifica, ecco, mancando questo aspetto, quindi con una maggiore serenità, una maggiore tranquillità che si è ripercossa favorevolmente nella squadra in questi primi tempi, queste prime giornate, può essere, come il blasone impone, una delle favorite, per il campionato e quindi può tornare quantomeno a giocarsi un titolo, il titolo italiano dopo anni in cui, la presenza della Juve ad alti livelli è stata, quasi inconsistente. Del Napoli abbiamo già parlato, rimane comunque al di là della difficoltà cronica, direi strutturale del club azzurro a ripetersi anche in epoche di splendore, negli anni 80, eccetera, rimane comunque una delle favoritissime a essere inclusa a terminare il campionato tra le prime quattro. Credo che sia un obiettivo minimo. Sulle romane, che dire, i punti persi in questa prima fase, anche se siamo appunto alle prime battute, sono punti molto pesanti perché persi contro squadre di piccolo cabotaggio che difficilmente riusciranno a strappare punti ad altri club che ambiscono alle stesse posizioni delle formazioni capitoline, quindi è un distacco comunque importante. C'è da dire comunque a proposito delle squadre romane che quest'anno sono protagoniste a diversi livelli nelle coppe, c'è da fare un'aggiunta da parte mia a proposito delle coppe. Da non sottovalutare, a mio avviso, l'aspetto del ripescaggio, perché dell'eventualità, non ovviamente un'eventualità che non si augurano, non ci auguriamo, che le squadre italiane vengano declassate dalla Champions all'Europa League, dall'Europa League alla Conference League, in base a questo sistema abbastanza creativo di vasi comunicanti che da qualche anno ha messo a punto la UEFA, c'è secondo me la possibilità che questi club, i nostri club, possano fare strada in competizioni di minor prestigio rispetto a quelle
che avevano disputato eventualmente, ovviamente, nella prima fase del campionato. Quindi staremo a vedere. Certo, l'anno scorso è anche vero che si è verificata una serie di circostanze legate anche ai sorteggi, non così facilmente ripetibili a breve termine. Un'ultima cosa vorrei aggiungere, Massimo: c'è sempre la curiosità a proposito dell'eventuale sorpresa di questo campionato. Dalle prime battute, sì, c'è questa partenza interessante del Lecce, però bisognerà vedere un po', credo almeno a novembre, quale sarà il voto della classifica per delineare un'eventuale sorpresa, una squadra magari considerata da media classifica che sarebbe riuscita a inserirsi nel gruppo delle migliori. L'anno scorso però fondamentalmente la classifica finale rispecchiava quella dell'anno precedente, quindi i valori sono abbastanza consolidati, almeno per quanto riguarda il novero delle squadre che si giocano le posizioni di vertice, quindi quelle delle coppe. Ok, ovviamente lasciamo gli ultimi minuti di questa trasmissione che abbiamo voluto, con cui abbiamo voluto fare un po' il punto della situazione alla radio, perché vorrei vi chiedo delle risposte veloci su alcuni punti che con voi voglio attenzionare. Ho definito questa stagione la stagione della rivoluzione per molti punti di vista. La prima è perché sicuramente per Radio Rai, all'ultimo anno di questo attuale bando dei diritti televisivi, è forse l'anno della possibile rivoluzione, perché c'è formalmente un competitor che è Radio Serie A, la radio della Lega Calcio, che con il bando dell'anno scorso ha assegnato a RDS questa radio brandizzata, che potrebbe essere, che attualmente fa una radio tipo radio sportiva, quindi quello che volevamo essere fosse Radio 1 Sport, che invece latita e che torna lunedì prossimo, una radio sportiva a cui però manca forse la parte più interessante, cioè le dirette, in quanto non può raccontarle perché i diritti sono Radio Rai. Quindi un competitor in un segmento difficile che potrebbe diventare anche la radio della Lega per quanto riguarda il racconto, qualora non dovesse esserci, cosa che dubito, però non sappiamo ancora, un'offerta da parte della Rai. E quindi che stagione ci aspettiamo? E secondo me è una stagione delle rivoluzioni anche per altri motivi. Ci sono stati alcuni cambi epocali, mi viene in mente la MotoGP, mi viene in mente un utilizzo più intensivo delle voci che facevano parte di Radio 1 Sport, anche una parziale disinvestimento su Radio 1 Sport che comincia veramente tardi quest'anno, anche grazie al cambio di direttore. Sì, in generale con una Radio 1 che è tornata anche nelle pagine dei principali giornali, sicuramente non per meriti, ma per qualche problema con qualche altra trasmissione. Una piccola analisi da parte tua, Stefano. Sì, indubbiamente la notizia che ha un po' agitato inizialmente, anche poi secondo me ridimensionandosi gradualmente, insomma, ha agitato il sonno degli appassionati di tutto il calcio minuto a minuto, appunto quella legata alla radio della Lega di Serie A, che inizialmente, insomma, è stata proposta abbastanza in pompa magna, che poteva far pensare, sì, che insomma fosse anche vicino il capolinea magari per una certa egemonia, per certi versi a livello radiofonico un certo monopolio della RAI di altri tempi, no? Quantomeno non dal punto di vista televisivo, ecco, un monopolio che in decenni e decenni fa caratterizzava anche il discorso TV. In radio, tutto sommato, la RAI ha ancora il ruolo predominante nel racconto del calcio di Serie A che poteva avere anche in televisione, appunto, fino agli anni 80, primi 90. E questo progetto della Lega di Serie A è abbastanza ancora così nebuloso, nel senso che per ora, ma anche a livello sperimentale, è partito, investe Talk, investe, insomma, così, ecco, avere un palinsesto che accompagni a titolo di commento, ecco, le varie vicende del campionato di Serie A. Vedremo se appunto poi con il nuovo bando qualcosa cambierà. È chiaro che può essere questa una soluzione per la Serie A, simile a quella a cui facevamo cenno anche prima, no? Il canale della Lega di Serie A in ambito televisivo, e questo che è già partito in ambito radiofonico può diventare la stessa cosa nel caso in cui i diritti non vengano assegnati. Io mi sento di essere su questo comunque in generale abbastanza ottimista, in ottica Rai, in ottica tutto il calcio, perché c'è anche da tenere presente che
i costi comunque dei diritti radiofonici sono chiaramente più contenuti, più accessibili, meno proibitivi, meno oggetto anche di dispute rispetto a quelli dei diritti televisivi. E poi il prodotto tutto il calcio minuto per minuto, il prodotto Radio Cronache di calcio su Radio 1 è probabilmente il principale prodotto che Radio Rai ora come ora mette in campo, questo va detto, forse è il prodotto per eccellenza di Radio 1 Rai ora come ora, e quindi privarsi di questo tipo di volano, di questo tipo di sicurezza anche di ascolti, non penso insomma possa essere uno scenario plausibile all'orizzonte. Penso che comunque la Rai metta sempre e metterà sempre come priorità l'acquisizione dei diritti radiofonici del calcio. Quindi sotto questo aspetto mi sento di essere abbastanza ottimista, e a livello quindi di questa stagione che ancora comunque vive sul bando precedente, sui vecchi diritti assegnati insomma oramai 3 anni fa, direi che sì, entrando un po' nel dettaglio, è chiaro che sono d'accordo con te Massimo, è una stagione abbastanza in divenire. È chiaro che la più grossa sorpresa in assoluto degli ultimi tempi, non solo di quest'anno ma degli ultimi anni, è stato l'avvicendamento in ottica MotoGP, che è chiaro che Nico Forletta era diventata una voce molto consolidata sotto questo aspetto, insomma, potremmo definirlo poi repice del moto mondiale, e quindi sentire insomma una nuova voce, per quanto apprezzabile, perché Cesaretti comunque anche con poca esperienza si è fatto subito apprezzare, e devo dire che comunque si è dimostrato valido, affidabile, quindi non far rimpiangere Forletta, per quanto ovviamente manchi ancora qualcosa per raggiungere i livelli che Forletta ha raggiunto nel suo direi quasi decennio, o comunque decennio scarso di titolarità in quel ruolo. Un avvicinamento abbastanza oscuro, ma insomma almeno non ci è arrivata, credo, voce o notizia certa delle motivazioni, che probabilmente sono motivazioni anche personali o interne, per cui, insomma, questo penso che di mezzo ci sia anche la mancanza di conduttori dei vari, sì, contenitori, perché è andato via Zauli, è andato via anche Ruggeri, Cesarini, erano veramente contati. Per cui insomma sono motivazioni sì anche di gestione interna, di magari qualche promozione in ruoli insomma di responsabilità anche all'interno della redazione, però insomma a livello di radiocronaca pura chiaramente fa abbastanza scalpore. E è chiaro che adesso vedremo un attimo come verrà gestita anche la situazione poi di crescita di questi ragazzi, perché sono anche giovani, voglio dire, rispetto al target medio comunque dei giornalisti Rai in generale, non solo radio, perché è abbastanza sempre comunque presenta un'età media piuttosto alta, no? Invece ecco, i vari Prioreschi, Barlotti, Matteoli sono validi, hanno fatto una palestra buona a Radio Uno Sport, è stato forse uno dei pochi meriti purtroppo che ha avuto Radio Uno Sport, gestita, l'abbiamo sottolineato più di una volta anche in passato, gestita male, sfruttata ancora peggio, però insomma ha avuto il merito di far da palestra a questi giovani, che anche a livello di insomma approccio poi sul campo, a livello di radiocronaca, stanno dando comunque delle discrete garanzie. Abbiamo visto un Prioreschi che comunque è stato addirittura inviato assieme a Fortuna agli ultimi mondiali di atletica, cimentandosi anche bene in radiocronaca, devo dire, alternandosi con sottoscrivo in toto, vero, più sì, il collega più quotato, ecco, si poteva pensare leggendo la designazione che avrebbe fatto solo da spalla, da interviste e quant'altro, invece è stata quasi una gestione al 50% e devo dire meritata. C'è uno Jacopo Barlotti che si sta facendo strada anche nel calcio, e penso che sarà necessario un suo impiego più massiccio da qui in avanti, perché sappiamo che ovviamente non possiamo, ecco, non ricordarla che c'è, sì, un procedimento disciplinare nei confronti, sì, di Nicola Zanarini dopo Nicola i fatti Zanarini. Di Reggiano, dopo l'uscita, sì, onestamente infelice di Reggiana Cremonese. Ecco, sì. Quindi Barlotti si dovrà riciclare probabilmente come voce dell'Emilia, pur essendo credo toscano, per cui dovrà un attimo cambiare insomma anagrafe, e per cui insomma questo penso sia anche
destinato ad essere solo un dettaglio, una chiave di lettura da qui in avanti, fermo restando comunque ovviamente l'impiego solido dei vari big, e fermo restando anche uno spezzatino, come diceva anche prima Francesco, porta ad avere non più di due partite la domenica pomeriggio, porta ad avere molto spesso due partite al venerdì, due al lunedì, e quindi anche dei raddoppi, delle doppiette, delle dinamiche anche abbastanza difficilmente pronosticabili per quanto riguarda le varie designazioni. Quindi è tutto in divenire, una stagione comunque che mi sento di dire garantirà comunque il punto fermo da un punto di vista proprio di racconto radiofonico, nonostante insomma, le difficoltà, nonostante le incertezze anche per il futuro. Concordo in pieno, poi sappiamo che del giudice spera ancora nel rientro di Simona Peluso, che ha fatto forse è finita agli annali per la comparsa più breve della storia di tutto il calcio, perché ha durato un intervento. Probabilmente sì, al di là delle battute, ma può anche dal punto di vista proprio cronometrico potrebbe essere sua questa palma, non so fino a che punto ambita. Anche se effettivamente un corrispondente dall'Alto Adige, visto anche il buon rendimento del Sud Tirol, ma direi anche anche dalla parte trentina, visto la potenza della squadra di volley e la presenza comunque importante del basket nella città trentina, appunto, sarebbe auspicabile un coinvolgimento in pianta stabile di un corrispondente regionale o comunque territoriale, diciamo così, provinciale, trentino e altoatesino. Confermo. Un tuo parere su questo inizio di stagione? Secondo me, sottolineo tra le tante novità, anche la, te ne chiedo due. Una, innanzitutto, anche secondo me l'ottima prestazione di Pio Rischi, che la lancio lì, potrebbe diventare anche degno erede di Maurizio Ruggeri nell'Atletica Leggera, perché ho visto Fortuna un pochino meno, ha dato molto di meglio nel calcio. E aggiungo anche l'altra svolta epocale per cui ti chiedo un parere, cioè il Maurizio Nazionale che ha lasciato zona Cesarini, che a me risulta essere ora a rotazione, ma vedremo come sarà. Francesco. Cominciamo dalla prima osservazione. Va ricordato che Prioreschi nel corso di questa primavera ha commentato da studio i campionati europei indoor di atletica, quindi si era già cimentato nella cronaca di quella che è considerata la regina degli sport. Secondo me è stato anche ampiamente catechizzato da Ruggeri, gli ha fatto anche da spalla in occasione dell'ultimo Golden Gala, quindi rispetto a Fortuna, che effettivamente è stato anche in maniera curiosa, è stato lanciato nella mischia, pur essendo uno dei nomi di punta dello sport in radio, ma è stato lanciato nella mischia nell'appuntamento che è Olimpiade a parte, è la summa, la massima espressione dell'atletica in mondiale. Quindi Pio Rischi non si presentava da carneade, da debuttante assoluto, ma aveva un bagaglio di esperienza, seppur la cronaca da studio sia altra cosa rispetto a quella dal campo, e si è dimostrato anche competente dal punto di vista tecnico, snocciolando poi una serie di dati che nell'atletica sono molto importanti, anche se alla radio poi i numeri non sempre rendono, ma uno sport come l'atletica sono fondamentali. Quindi molto bene, direi che ha molti più margini di miglioramento, oltre che ne vedi nell'atletica, perché ovviamente ha le prime esperienze nel commento di questa disciplina da prima voce. Mi piacerebbe risentirlo più sicuro di sé, più disinvolto nel commento della Formula 1, perché vista la calendarizzazione del mondiale di Formula 1, che ormai è assunto una dimensione extra large, Codignoni, impegnato al Giro d'Italia in primavera, lascerà quasi sicuramente anche l'anno prossimo il microfono a un collega che in questi anni è stato sempre più Rischi. Quindi spero che il rendimento al microfono sia, che ovviamente, ripeto, strutturalmente è passibile di margini di miglioramento, può avere margini di miglioramento, sia più convincente anche nel racconto dei motori alla radio. Per quanto riguarda la seconda osservazione, sì, la chiusura, il sipario sulla carriera particolare per certi versi, e comunque ricca di Maurizio Ruggeri, che ha lasciato, devo dire, ha lasciato un bel ricordo, anche sentendo le attestazioni di stima degli ascoltatori di Zona Cesarini, trasmissione che
ha condotto dalle prime puntate per poi dalle prime annate per poi prendersi una pausa legata anche all'impiego in un'altra in ambito televisivo, per poi ancora ritornare e assumere la cattedra fissa di questa trasmissione, che poi nel corso del tempo ha anche un po' cambiato volto. Ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, Massimo, è diventata una trasmissione un po' più pop, se vogliamo, avvinato un po' più sul pop, perdendo quel taglio di approfondimento che Ruggeri sapeva magistralmente conferire, anche forte della sua preparazione direi enciclopedica su diversi sport, anche da praticante, sull'atletica in particolare. Ed è stato bello che appunto Ruggeri abbia chiuso la sua carriera fondamentalmente con, da inviato, con il racconto della spedizione dell'atletica italiana a Tokyo, lui che all'atletica ha sempre dato molto spazio anche in anni bui. La conduzione di Zona Cesarini torna in rotazione così come era nel periodo metà anni 2000 sostanzialmente, una rotazione che quindi coinvolge diverse voci. Abbiamo potuto sentire anche voci impegnate solitamente sui campi, penso a Diego Carmignani, che peraltro si è sobbarcato un super lavoro all'inizio di questa stagione, commentando addirittura in occasione della terza giornata, se non ricordo male, addirittura 3 partite nel giro di 3 giorni, cosa che difficilmente si ha precedenti, forse soltanto, anzi sicuramente soltanto Pisantis può condividere con lui questo record. Per quanto riguarda ancora la stagione nel suo complesso, ecco, mi piacerebbe che il Corsini caporedattore osasse un po' di più per quanto riguarda l'assegnazione di gare integrali, gare di 90 minuti, ai corrispondenti regionali, perché questi ultimi ormai sono impiegati da tutte le regioni, quasi tutto lo stivale è coperto, manca la Puglia, che è un po' un tallone d'Achille di questi ultimi anni, una ferita aperta dal dopo del vecchio. Però mi piacerebbe, e non so se questa cosa è condivisa anche da voi, che si osi un po' di più, ripeto, nell'affidare partite magari non di cartello a corrispondenti regionali, piuttosto che ricorrere a inviati che già si sobbarcano diverse radiocronache integrali, nonché la stagione delle coppe europee, in molti casi anche la stagione di altri sport. E oltretutto la cosa sarebbe anche più razionale dal punto di vista logistico, perché si assiste a volte da ascoltatori, più che altro si ascoltano delle voci, ad esempio cambiare radicalmente Zona d'Italia nel corso di poche ore, cosa che ha anche una sua ripercussione dal punto di vista così della salute, oserei dire, considerando che, ripeto, come già detto Stefano, non tutti i radiocronisti sono di primo pelo, benché l'età media del gruppo dei titolari sia piuttosto bassa. Uno di quelli, per esempio, che più si sposta con delle designazioni anche abbastanza ardite, se vogliamo, i Piccinelli, che possiamo sentire per dire il sabato da Cagliari, la domenica da Verona e il lunedì magari da, non so, da Firenze. Ecco. Questo è il premio Antonello Brughini, che in periodo di Covid girava per l'Italia in maniera indimenticabile, in maniera abbastanza pittoresca. Tutte dal tubo della TGR dell'Umbria. Apro e chiudo parentesi, mi stavo facendo una cultura. Adesso voi che avete una memoria storica e probabilmente dovevate ancora nascere, però sapete che il primo conduttore di Zona Cesarini era Maurizio Ruggeri? Sono rimasto sconvolto. Lui stesso rivendica questa paternità, però ha rivendicato in passato questa paternità. Io non ero all'ascolto della prima puntata, si tratta del 99 se non sbaglio. Confermo, io intanto sto cercando di recuperare, perché nel mentre abbiamo perso Stefano Stradotto, che quindi sto cercando di recuperare per i saluti finali. Sì, allora praticamente la trasmissione innanzitutto ha scavallato i 20 anni e questa cosa mi ha abbastanza sconvolto, e poi ha avuto tra i vari conduttori, ovviamente oltre a Maurizio Ruggeri, appunto per l'anno che ha cominciato dall'anno, la trasmissione è andata in onda dall'anno 99 all'anno 2002, questi saranno i compiti per le vacanze per la prossima puntata, e ha avuto poi, è ripresa nel 2002 fino al marzo 2014, per poi riprendere definitivamente
2014 fino alla versione attuale. Tra i vari conduttori, giusto per fare due numeri messi in croce, due nomi messi in croce, segnalo Riccardo Cucchi, Lia Capizzi, poi Sky, adesso tornato in Rai, Gianni Bianco, attuale caporedattore della cronaca del TG3, il nostro maestro di vita Barnaba Ungaro, Luigi Coppola, Ugo Russo, Doriana Larai, ora il TG2, e poi gran parte Simonetta Martellini. Tra i nomi che poi hanno fatto la storia di questa trasmissione, tutti mi piace perché la pagina di Wikipedia che riporta questa notizia da poi gran parte del periodo è stato coperto da Tony Tisi alla parte tecnica. Stavamo facendo la storia in tua assenza, Stefano, di Zanna Cesarini, che scopro oggi essere partita nel 99. Mi sono assentato in protesta al pensionamento di Ruggeri. Ah, ok. Okay, perché non l'ha preso di buon grado. Tra l'altro, no. Tra le tante cose, mi permettete anche una lievissima polemica, anche il modo silenzioso con cui Paolo Zauli ha lasciato Radio 1. Sì. Lascia un po' di perplessità, perché comunque prima di Nico Forletta c'era Paolo Zauli a raccontare la MotoGP, tra le tante cose. Però vabbè. Per parlare di silenti, aggiungerei quello di Antonio Monaco, non è da poco anche quello, che però, è già cioè è già pensionato, domanda. Ma questa è una domanda. Noi ricordiamo i problemi di salute, i problemi di salute durante il periodo Covid. Sì, quelli penso siano risolti anche perché era rientrato poi per un altro annetto, eccetera. Io ho individuato anche abbastanza recentemente, pochi mesi fa, comunque un servizio per la DGR Abruzzo, eccetera. Quindi è ancora in servizio, almeno fino insomma, alla primavera. Quindi ecco, al di là che sia una scelta personale o comunque eccetera di gestione, però almeno anche lì un saluto per chi è stato per 25 anni una voce di tutto il calcio, è stata voce della nazionale. Non terza voce della nazionale, giusto? Esatto, poi anche seconda, insomma, quando ci fu l'addio di Cucchi rimase Repice primo, ma poi anche secondo per diversi anni. Perché, insomma, anche lì una parola forse andava spesa in un qualche contesto, ma insomma. È vero anche questo. Vabbè. Tra l'altro, e chiudo poi qui questa parentesi, lunedì riparte, dopo che avevamo già chiamato chi l'ha visto, il palinsesto di Radio 1 Sport, che è rimasto formato dalla trasmissione delle 11, che dovrebbe essere Palla al Centro, e da tempi supplementari alle 17. Diciamo che nell'anno in cui siamo mancati un po' di più si è investito nel coprire gli eventi sportivi che non trovano spazio su Radio 1, su Radio 1 Sport, questo gli va dato atto, mondiale compreso. Speriamo in bene, anche se siamo particolarmente preoccupati per le sorti di questa radio, di questa emittente digitale. Apro e chiudo parentesi, non avete accennato, lo accenno io, momento un po' anche di rivoluzione del palinsesto di Radio 1 Rai con il cambio di direttore, qualche difficoltà la sappiamo tutti, i giornali ne hanno parlato. Mi permetto di dire che finalmente hanno tolto da quell'ora barbara extra time, che adesso non ascoltano solo in ottambuli, visto che andava in onda alle 7:15, ma che è stata spostata prima della santa messa della domenica. Stefano, un veloce commento su questo cambio. Sì, vabbè, un cambio direi più che mai opportuno, anche perché la collocazione precedente direi era abbastanza così insolita e anche poco produttiva, credo, a livelli di ascolti, per cui insomma è un programma sportivo, di storie sportive, che insomma all'alba non aveva molto senso anche a livello di target, per cui insomma direi di sposarlo. Target lo riporta poi, esatto, quindi insomma lo riporta un po' ai fasti di un tempo, o insomma di quando c'era addirittura Sportlandia, ecco, il programma curato da Zauli, e non so, perché poi è stato l'antesignano di Extra Time, per cui insomma direi quanto mai opportuno, una collocazione anche benedetta ecco, per essere quasi profani, per cui direi sì, assolutamente da sposare sì. Vedremo poi cosa ne sarà del resto del palinsesto. Apro e chiudo parentesi, sento un parere anche di Francesco. Tra l'altro, azzeccata anche la scelta di non cancellare completamente lo sport d'estate, grazie a Torsida Estate, che poi ha avuto quella parentesi mondiale durante il mese dei mondiali del Qatar in pieno inverno. Sì, una scelta anche favorita dal fatto che anche negli anni dispari
Lo sport ha sempre una sua attrattiva anche per via, ripeto, della, tornando al discorso di prima, dell'esempio della new wave, per così dire, del nouvelle vague dell'atletica italiana, che quindi ha riconquistato le prime pagine dei giornali. Quindi una scelta, direi, intelligente e produttiva. Per quanto riguarda Extra Time, sì, era un qualcosa di assolutamente doveroso. Tra l'altro, fatico a capire le ragioni di una programmazione così infelice, di una trasmissione peraltro interessante e comunque meritoria, degna di una platea maggiore, platea che purtroppo non poteva essere raggiunta per via di questi orari fin troppo mattinieri. Per quanto riguarda l'ultima cosa, il cambio di direzione, a che quota siamo arrivati negli ultimi mesi? Bisognerebbe a questo punto aggiornare un po' le date, perché negli ultimi mesi i cambi di direzione in Radio Rai sono stati forse superiori, ma direi di gran lunga più frequenti rispetto alle epoche passate, in Sì, cui e questo si direttore rifilavano, ma con più costa. ha rischiato anche di prendere il premio Simona Peluso, perché già qualcuno vorrebbe fargli le scarpe, visto le difficoltà avute con la trasmissione, con almeno due puntate della trasmissione che va in onda dalle 9 alle 10 e che sostituisce parzialmente Radio 1, Radio Anch'io, che ha avuto un po' di difficoltà su cui basta cercare nei giornali, dell'ex presidente della Rai, Marcello Foa. Tra l'altro, io mi ero perso, ma da qualche stagione trovo anche abbastanza felice la scelta di far cominciare prima Radio 1 Sport, Radio Anch'io Sport, che era stata un po' compattata dai programmi del palinsesto. Aggiungo anche, come diceva giustamente, questa è l'ultima apostrofo che vi chiedo, probabilmente il ritorno in pianta stabile di tutto il calcio la domenica, perché fortunatamente la Lega di Serie B è venuta in nostro soccorso. Stefano. Sì, questo è veramente, insomma, è meritorio, direi, di Ben proporre, quattro insomma. campi, mi sembra, domenica Sì, prossima. sì, sì. Esatto, no, ma, insomma, è l'unica soluzione. Noi ne abbiamo parlato anche in passato spesso, no? Avevamo la famosa battaglia addirittura della Serie C, vabbè, che ho abbandonato perfino io, perché penso di averla portata avanti quasi quanto la battaglia per la Conference League, che ho praticamente fondato io stesso. Sì, vero. Però a parte quello, ecco, per fortuna la programmazione della Serie B adesso non dico che sia quasi, insomma, smezzata tra il sabato e la domenica, perché il sabato rimane sempre comunque la fascia, diciamo, più ampia. Però chiaro che la domenica, rispetto a quello che magari era in passato, laddove non c'era nulla di programmato, comunque poteva esserci magari, no, solo una, proprio raramente un paio di campi. Adesso è abbastanza costante la presenza in calendario della Pia la domenica, che sia alle 14, che sia alle 16:15, quindi quello va a salvare, senza fare troppi giri di parole, salva letteralmente del tutto le puntate di tutto il calcio, che altrimenti non avrebbero purtroppo quasi senso di esistere. Nel senso, sì, si manderebbe una sigla, come è capitato anche a volte l'anno scorso, per una sola partita, intervallata magari da altri eventi sportivi, però insomma non avrebbe tutto il senso di esistere. Così, in qualche modo, una scaletta, 4-5 campi, magari anche solo per un tempo e non per tutti i 90 minuti di serie, eccetera, però riesce comunque ad ascoltarsi, fermo restando che la puntata del sabato rimane sempre poi la più ricca, e quindi comunque questo sdoppiamento in un modo o nell'altro ci mantiene in vita, direi, ecco, associato anche alla scelta dello scorso anno, che non abbiamo mai avuto modo di commentare, che penso sia da sposare, da parte di Corsini, di confermare, di programmare, insomma, quasi sempre, direi il 90% dei casi, il campo principale a Scaramuzzino, sia nel sabato sia la domenica, cosa che fino a un paio d'anni fa non avveniva, oppure era raro. L'anno scorso, insomma, se ci fate caso, penso che sia stata la dinamica scelta, ripeto, nel 90% delle giornate di campionato, e quest'anno sta iniziando allo stesso modo. Questo dà un'uniformità anche, no, tra le due edizioni, del sabato e della domenica, e quindi, insomma, un certo filo conduttore. Nonostante i tempi difficili, riusciamo comunque a E la conservarlo. nuova campagna di questa trasmissione sarà perché il tutto il calcio del sabato comincia alle 14 e non alle 15, Giusto, smezzando. concordo Visto che la pienamente. Serie Sì. B ci ha regalato le partite la domenica, noi gliela restituiamo così. Francesco, a Vabbè, oppure chiudere. Massimo, magari, che
possiamo anche fare un po' di moral suasion perché la Serie B è fissi dall'inizio alle 15, non alle 14, che Vabbè, soprattutto adesso. in periodi caldi è un pochino controproducente. Che poi mi si spieghi perché non sono le 16, ma sono le 16:15. Era come quel periodo in cui la Formula 1 cominciava i Gran Premi alle 2:10. Non ho mai capito questa cosa del non rispettare l'inizio dell'ora per l'inizio dell'evento sportivo. Però vabbè, ci ragioneremo. Quindi comincia la nostra campagna e tutto il calcio della DB alle 14. Bene, io direi che per oggi abbiamo dato. Noi vi diamo, io do innanzitutto appuntamento ai nostri opinionisti e ai nostri ascoltatori per la prossima settimana, quando parleremo in uno speciale di Formula 1 che alternerà l'evento di TCB Show durante il corso di questa stagione. Dopodiché fra 2 settimane torneremo con un altro ospite, vedremo se l'allegra combricola che avete sentito oggi o qualcun altro. Io ringrazio nell'ordine Stefano Stradotto per essere stato mio ospite, è stato un piacere riaverti qui e pian piano ricominciamo questa gradita abitudine di sentirci e di parlare di calcio e di radio come piace a noi. Grazie Stefano. È stato un piacere ritrovarvi, ragazzi. Alla prossima, ciao Massimo, ciao Francesco. Grazie ciao Stefano, saluto anche Francesco Del Giudice, che avrò, spero, il piacere di riavere nel corso della stagione. Piacere tutto mio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e chiudo con un ricordo anche da parte mia sentito a Roberto Peducci. Chiudiamo questa trasmissione come l'abbiamo cominciata, mi sembra giusto. Mi associo di cuore. Assolutamente sì, poi come vi avevo promesso all'inizio della trasmissione sarà nostro obiettivo cercare di ricordare come piace a noi uno dei grandi contributori di questa trasmissione, cioè il buon Roberto Pelucchi, che tanto ha fatto anche per il nostro sito e di cui gli saremo eternamente grati. Un saluto a te Roberto. È tutto per questa puntata, grazie per la cortese attenzione, TCB Show torna nelle prossime settimane, rimanete sintonizzati all'interno di tutto il calcioblog.it, un saluto e un arrivederci e un risentirci da Massimo Verona, buona serata e buona continuazione.